Non è facile descrivere l'emozione, l'orgoglio, la gioia per un evento da tempo sperato. Ma il tempo spesso è gentiluomo. E per tutti i supporter di Andrea Nocita, non solo siciliani, la conquista della 102esima Targa Florio era un evento che meritava una grande impresa. E tale è stata, alla fine di un epico duello con Sua Maestà Paolo Andreucci. È stato un vero concentrato d'emozioni tra le strade che hanno fatto la storia del motorsport. La 102esima Targa Florio, dopo il prologo della speciale Blutec a Termini Imerese, ha visto nel secondo giorno l'attacco di Paolo Andreucci con Simone Campedelli attaccato ai suoi scarichi. Questo fino alla sesta prova speciale. L'asfalto umido ha premiato le scelte d'assetto e la guida funambolica di Nocita, che è riuscito così ad affiancare Andreucci. Nella speciale successiva si è assistito al ritiro di Campedelli e all'attacco di Nocita, che ha preso la testa della classifica. Da qui un duello senza esclusioni di colpi. Nocita e Andreucci hanno replicato i loro tempi, chiudendo appaiati in testa. Ma nell'undicesima speciale, la Cefalù 2, Andrea Nocita e Marco Vozzo hanno esposto il loro capolavoro, disegnando traiettorie perfette con la Hyundai i20 R5 Bernini Racing. 15 secondi sul campione della Peugeot Italia, che Nocita è riuscito ad amministrare ed a incrementare fino alla fine. Andrea Nocita ha così festeggiato la storica vittoria nella sua Sicilia, davanti a Paolo Andreucci ed Umberto Scandola. Gara eccellente anche per Totò Riolo, ultimo vincitore siciliano della Targa Florio nel 2005, che ha chiuso quarto con la Skoda Fabia R5 della CST Sport. Ciao, viva la Targa, ciao!